è un momento importante anche vedere gli avanzi. Il pane di Libero, che è mangiato solo all'interno, arriva con la crosta fuori e il buco dentro. C'è quello di Vanni, che è aperto, con tutta la mangiucchiato dalla mollica, con le croste. Ho sempre pensato che era creativo soltanto il momento in cui il piatto arrivava dalla cucina. E poi invece è creativo anche il momento in cui questo piatto viene mangiato. È lì che c'è il dialogo tra chi lo mangia e chi l'ha preparato. E alla fine è creativo, mi rendo conto anche come si lasciano gli avanzi. Come passo? Mi streppa, lei italiana. Allora ti trovi meglio così. Lasciamelo un po'. Il buon amico. Va bene. Grazie, Mr. Libero. Grazie. Non sono mister, sono mister Tamburi. Sono compagno. Sei compagno? Sì. No, io non sono più. Dai, fammi un caffè. Sì. Va bene, dai, grazie un po', in basso. Va bene. Io non lavoro le stalle perché c'è troppo puzza. Non sopporto la puzza, mi dà tracche fumo, no? E poi sto profumo intenso di letame mi dà fastidio. Faccio fatica a respirare. Sì, ci ho lavorato 7 mesi. Eh? 7 mesi. Ma Giuliana, Giuliana, sono mal d'accordo. Prima di arrivare qui ne ho passate tante. Io ero un promettente sindacalista, a 19 anni ero alla CIC, Confederazione Italiana Coltivatori, e facevo il geometra del comprensorio di Lugo. Dopo ho avuto una crisi psicotica del tipo che con dei pensieri riguardo l'omosessualità e dopo ho fatto un po' il matto, non ridere. È il fatto che questo discorso dell'omosessualità ha preso il potere su di me e non mi lascia spazio mai a pensare a altre cose, tipo un prato fiorito, una ragazza, che non sono solo gay, insomma, sono anche etero. Piacerebbe andare con una donna. Vorrei tanto vedere Dio. Siamo basta. Hai ancora da dire qualcos'altro, Giuliano? No. Cosa sono? Sono 11:40.